Se dovessi consigliare una scarpa a un amico, soprattutto a coloro i quali volessero correre la maratona sotto le 3 ore o perché no anche una mezza in 1 ora e 30, questa Adios 6 di Adidas è davvero una scarpa eccezionale, al punto tale che per la prima volta nella mia vita ho contraddetto la teoria di non comprare 2 volte lo stesso modello. Più tardi chiederò al prodepodista ingegner Sorfientini di aprire questa scatola, senza giri di parole, per tutti coloro i quali non avessero la voglia e il desiderio di comprare una scarpa con fibra di carbonio alta 55 mm, questa Adios 6 rappresenta il non plus ultra, ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa 2, 238 grammi di peso, drop 8, 27 mm nel tallone, 19 mm nell'avampiede, sostanzialmente diversa rispetto alla versione precedente, la Adios 5, che invece era molto più con un contatto al terreno, ma questa ha davvero dei sostanziali miglioramenti, perché a partire dall'intersuola, che non è più in boost ma in light strike nella parte posteriore, in light strike pro nella parte anteriore, schiuma che è presente fino al mesopiede, che vi darà una sensazione di appoggio sicuramente molto interessante, più morbida rispetto invece alla versione precedente, che era davvero fondamentalmente dura, mentre l'appoggio del tallone resta abbastanza duro, anche se la presenza superiore di gomma vi consentirà comunque di apprezzare anche le corse lente. La tomaia è particolarmente morbida, ho apprezzato nella parte anteriore lo spazio discreto nell'avampiede, ma che comunque consente un bloccaggio del piede molto buono grazie anche alla tomaia morbida, con tra l'altro la presenza di pelle sintetica. I lacci, come al solito, sono piatti, l'allacciatura è abbastanza simmetrica, c'è addirittura la possibilità di allargare per coloro i quali avessero il desiderio di avere un maggiore spazio nell'avampiede, di allacciare la scarpa in un secondo strato di fuori, che consente ovviamente di avere maggiore spazio nel collo del piede. La linguetta soffietto e la tomaia, nonostante sia molto morbida e sottile, comunque tenderà a durare all'infinito. Dopo circa 600 km non ho notato nessun problema. Il tallone è molto confortevole, consente davvero un bloccaggio del piede eccezionale. Nella parte interna c'è un piccolo salottino che consente di tenere il piede ben coccolato. Ho notato però che il tallone tende a rompersi nella parte interna stessa, cosa che secondo me non è un vero problema per chi dovesse utilizzare questa scarpa per correre velocemente. Se invece la utilizzate nel passeggio, forse questa cosa vi potrebbe dare, dal punto di vista intellettuale, qualche problema. A livello di battistrada direi che questo Continental è davvero eccezionale, al punto tale che l'ho usata pure durante le giornate di neve del mese di febbraio con il ghiaccio in pista, correndo davvero molto forte, non ho notato particolari problemi di slittamento, cosa che invece con altre scarpe utilizzate proprio per il confronto questa cosa non succedeva. Nonostante i 27 cm nel tallone, la scarpa resta davvero molto stabile, forse una delle più stabili, nonostante non abbia un controllo antipronazione. La presenza di un sistema di torsione con una plastica molto efficace nel mesopiede, che si estende comunque anche sul tallone, consente di smorzare le forze in maniera precisa. Per chi dovesse correre di avampiede, questa scarpa fondamentalmente risulta davvero morbida, invece per chi dovesse atterrare il tallone per la presenza di light strike, la scarpa resta comunque abbastanza dura, come lo era il modello Adios 5. Sappiate però che la consiglio a tutti coloro i quali volessero correre davvero velocemente, non soltanto per la mezza maratona, mi è capitato di utilizzarla per correre lunghi anche fino a 35 km, l'ho apprezzata davvero moltissimo. Chiaramente una scarpa con fibra di carbonio vi potrà dare qualcosa in più, ma questa, che è abbastanza rigida ma non così rigida, vi consentirà di correre velocemente come se aveste 20 anni. La suggerisco a tutti coloro i quali vorrebbero davvero provare l'ebbrezza di correre velocemente senza dover spendere soldi infiniti. Metto qui sotto qualche link per l'acquisto, secondo me è il miglior rapporto qualità-prezzo. Lascio comunque la parola al mio amico e prodepodista Andrea Sorfientini, con il quale oggi pomeriggio racconterò e parlerò di questa scarpa più in dettaglio. Vediamo qual è il suo pensiero. Voi nel frattempo stay strong, keep running, iscrivetevi al canale e soprattutto in questi giorni mangiate qualche carota, perché inizia la preparazione per gli allenamenti in pista. Stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima, ciao! Andrea, siamo un po' di fretta, devi andare a allenarti, ti tiro questo pacco, prendilo. Al volo.
è una scarpa che abbiamo già aperto, quindi faremo l'apertura rapida ma poi la recensione. Ho preso la chiave della posta, per di più l'ultima che mi è rimasta se la rompo. Ah, indovina che scarpa è? L'altra volta l'hai sbagliata, l'hai toppata clamorosamente. Cosa ne pensi? Avrei detto che erano le SL20. Ho sbagliato di nuovo. È la Adios Pro, è la Adios 6. Forse. Cosa ne pensi di questa scarpa, Andrea? Che è più bel colore dell'altra, eh? A vederla così mi sembra strano, ma è una delle poche scarpe che sono ammesse ancora in pista. No, sono 27 mm nel tallone. L'avevi già provata in pista? Secondo te a chi è adatta questa scarpa? Come hai detto te prima, sono scarpe per atleti a cui piacciono comunque delle scarpe un po' più durette. C'è la Stride Pro in avampiede che aiuta molto. Si sente un po' la mancanza nel tallone perché le rende abbastanza secche. Però in generale, ripeto, una scarpa veloce. Io sono dell'idea che queste qua si devono chiamare Boston. C'è l'evoluzione della Boston 10, quindi alzata una scarpa relativamente leggera. E la Adios Pro 2 invece è la nuova Adios. Per quali distanze le utilizzeresti? Per me sono una scarpa ottima per gli allenamenti perché comunque sono leggere, ammortizzate, quindi le utilizzerei su delle ripetute o anche su lavori al medio. In generale sono scarpe per gare dai 5 ai 10 km, tirerei al massimo su una mezza maratona se non voglio usare il carbonio. Per quali podisti amatori sono adatte? Sono scarpe per... per atleti secondo me veloci, però c'è da dire che comunque c'è molta schiuma, quindi anche se pesucchio un attimino un po' di più dei 70 kg e corro a 4,30 km, secondo me sono fruibili lo stesso. Invece per quali ritmi le utilizzeresti? Anche per le corse lente svelte oppure solamente per ripetute? Mi sembrano un po' sprecate e un po' poco comode, diciamo, per fare le corse lente. Io le utilizzerei dai 4,30 in giù, 4,30 per farci qualche lavoretto, ma secondo me fino ai 3,20 vanno via benissimo, comunque sono molto reattive. E invece cosa ne pensi della tomaia che secondo me comunque ha il suo perché? Mi è sempre piaciuto un po' questa finta pelle che ci mettono. L'avrei messa anche qua nel tallone per dire qua stanno un pochino davanti, come si può chiamare, questa davvero finta pelle. Dietro secondo me ci stava bene anche lei. La tomaia è leggerissima, però vedendo le tue vecchie non sono praticamente consumate, non si sono rotte, quindi direi che ha resistito bene l'urto. Mi sembra che queste le hai usate anche abbastanza, non mi ricordo. Hanno superato i 600 km. Gito bene anche il battistrada, vedo. Avrei detto che una tomaia così leggera si sarebbe bucata presto, invece no, ha retto bene. Invece cosa ne pensi del tallone e soprattutto perché si è rotta nella parte interna del tallone? Ma è interessante perché non è proprio la parte interna, ma è la parte superiore. Sembra quasi che quando la metti si piega, o forse è proprio questo punto qua, siccome fa questa specie di conca, magari risulta essere il punto più debole della scarpa e quindi a metterla e a toglierla si rovina lì. Anche perché, ripeto, avrei detto proprio l'interno del tallone che si possa rovinare e non qua sopra, che poi mentre corri non è che ci sfreghi sopra tanto. Invece a livello di battistrada, come l'hai vista? È pensata per correre in pista, però ha davvero una qualità importante, interessante della suola Continental. Tanto non si sono rovinate così tanto le tue, per assurdo nella zona del tallone si sono un po' allisciate e smangiucchiate. Queste lamelle qua sono particolari perché fanno un buon grip praticamente ovunque. È un battistrada fatto a lamelle, sembra. Soprattutto io sto pensando a corse su pista bianca, quelle che chiamano campestre, non è il cross country, ma quel misto asfalto, terreni fertili, possono dire la loro, anzi forse sono tra le migliori scarpe da utilizzare nel misto. Invece ultima domanda sulla costruzione della scarpa. Hai detto del Light Strike Pro dell'avampiede, come l'hai visto correndo di avampiede? Intanto che ce n'è relativamente poco, avrei preferito, dopo era un copione della Adios Pro 2, diciamo che sono state un po' braccine corte, soprattutto qua nell'avampiede, a sto punto l'avrei riempita tutta. Tanto guarda, c'era questo aggeggio che comunque rendeva la scarpa stabile, quindi ne avrei messo un pochino di più.
sarei stato più contento ancora, avremmo alleggerito la scarpa e l'avremmo resa più reattiva ancora. E secondo te, Andrea, quali sono i pregi e i difetti di questa scarpa? Pregio secondo me è che è una scarpa comunque leggera e ottima per fare i lavori, per i vecchi amanti della Boston secondo me questa qua è un'ottima scarpa. Difetti, forse te l'ho detto prima, avrei messo un pochino più di Light Strike Pro anche un po' nel tallone e soprattutto un pochino di più nell'avampiede. Per il resto hanno fatto un'ottima scarpa che si riesce ad usare a tante andature diverse, diciamo, ripeto, da 4,30 a 3,20 secondo me vanno via benissimo, per qualche ripetuta corta le si possono usare anche a 3,10 per dire, 3 km, quindi secondo me hanno fatto una scarpa completa per i lavori. Ha senso, non abbiamo ancora fatto la recensione, utilizzare la Takumi Sen per gli allenamenti oppure questa che comunque costa, tra virgolette, quasi la metà e comunque anche super scontata in questo momento. Per assurdo la Takumi ha solamente un pochino più di morbidezza confronto a questa Dio 6, quindi per cui forse andrei con la Dio 6 per fare gli allenamenti, anche perché è davvero durevole, costa di meno e dura molto di più, quindi qualità prezzo secondo me sta molto sopra lei. Per di più la Takumi secondo me hanno fatto una scarpa un po' ibrida, io prenderei questa per fare i lavori e la Pro 2 per fare le gare. Va bene, grazie Andrea, stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima.